Ciao a tutti cari amici del canale, ben ritrovati per questo nuovo video unboxing. Il video unboxing di oggi è dedicato a un prodotto che non ha a che fare innanzitutto con il genere horror. Abbiamo a che fare con un capolavoro comunque del cinema degli anni 70, ovvero il film Qualcuno volò sul nido del cuculo. È un film girato negli anni 70 da Milos Forman con protagonista Jack Nicholson, ma nel cast abbiamo ad esempio anche Danny DeVito. Pellicola che ha vinto anche 5 premi Oscar, tra cui quello come miglior film, era il 1975, e io ho voluto recuperare questa edizione, questo cofanetto nel formato Blu-ray, anche se so che a brevissimo uscirà sicuramente un'edizione in 4K, ma compreremo anche quella. Però ho voluto acquistare questa edizione per due motivi. Primo, perché stranamente questo film mi manca nella mia videoteca. Ho soltanto la vecchia edizione DVD, peraltro devo anche andarla a cercare perché starà in qualche scatolone, ma non l'avevo mai recuperato in Blu-ray, quindi ho detto, beh, recuperiamolo visto che il prezzo è buono. Me l'ha venduto anche un utente della chat Telegram, comunque, che segue il canale Dr. Loomis, e ringrazio per avermi venduto questa edizione anche ad un buon prezzo. E niente, ho voluto recuperarla perché è un bel cofanetto, un cofanetto UK con traccia italiana, quindi abbiamo tranquillamente la traccia italiana su questo disco Warner. Vari contenuti cartacei all'interno, abbiamo un book bello solido di quelli rigidi di 52 pagine, vari altri contenuti tipo il poster, le carte da gioco, insomma tra poco vedremo tutto da un'altra angolazione. Prodotto che è stato distribuito, se non sbaglio, più o meno nel 2013-2014, vediamo se c'è scritto, credo addirittura nel 2010, quindi comunque niente, sono contento di averlo recuperato. Comunque adesso cambiamo angolazione, vediamo nel dettaglio questo bel cofanetto. Allora, vediamo più da vicino questa edizione del film diretto da Milos Forman in questo bel cofanetto. Anche qui troviamo praticamente il faccione di Jack Nicholson, possiamo anche notare il titolo ma anche il nome dell'attore con un leggero rilievo, e qui sul lato destro troviamo invece la statuetta dell'Academy Awards. Infatti il film ha vinto 5 premi Oscar, tra cui quello come miglior film, nominato invece a 9 premi Oscar. Allora, vediamo da le varie angolazioni, io direi di togliere il flyer, poi lo vediamo comunque per bene, stacchiamolo. Ecco qua, quindi vediamo per bene il box, questa è la costona con il titolo così in verticale, anche in questo caso abbiamo titolo e nome in rilievo, e qui troviamo un'immagine del film con i vari attori presenti all'interno di questo manicomio. Qui notiamo Danny DeVito, un giovane Danny DeVito, e Jack Nicholson in primis. Funny, shocking, powerful. E poi vediamolo anche dall'alto, quindi box rigido, e qui abbiamo tutti i contenuti, quindi abbiamo il digipack con i dischi, il libro e i vari contenuti. Togliamo tutto. Questo all'interno. Allora, io direi di iniziare prima dai dischi, che sono qui in questo digipack. Stessa immagine con Jack Nicholson. Qui abbiamo un'altra immagine del film. E all'interno abbiamo quindi il disco singolo con il Blu-ray. Ripeto nuovamente che la traccia italiana è all'interno. E poi qui vediamo cosa abbiamo all'interno di questa tasca. Abbiamo delle card, qui abbiamo un piccolo booklet, queste invece sono delle card, anche con una buona carta devo dire, quindi sono le varie locandine del film. Ecco, questa è quella con il titolo in italiano, Milos Forman. E poi vediamo un po' cos'è questo, una riproduzione forse, no, è una specie di booklet, tutto ovviamente scritto in lingua inglese,
con i vari ritagli delle varie testate giornalistiche, il San Francisco Chronicle, Los Angeles Herald, Chicago Tribune, insomma tutte le varie testate che hanno parlato di questo film. Poi vediamo un po' cos'altro c'è. Quindi qui abbiamo questa cosa, questa custodia cartonata che serve per contenere le carte da gioco, cioè tutto questa cosa per contenere le carte. Vabbè, comunque qui abbiamo le carte che vediamo un po' all'interno, dovrebbero semplicemente contenere le immagini. Ah no, contengono proprio le immagini dei vari attori. Ah, molto bella questa cosa. Non è come la Picard Collection di Star Trek, che contiene unicamente l'immagine, diciamo il logo di Star Trek sul dorso, mentre le carte erano praticamente le classiche. Qui invece abbiamo proprio le immagini dei vari attori, dei vari personaggi del film, solo di una parte, perché poi vedo che le altre invece hanno semplicemente il dorso con l'immagine di Jack Nicholson. Vediamo se ce ne sono altre. Ah, qua abbiamo altre. Vediamo. Ecco la Fletcher. Nicholson. E voilà. Quindi una parte di queste carte hanno comunque le varie facce dei vari interpreti del film. Rimettiamo nuovamente all'interno, chiudiamo, voilà, quindi rimettiamo all'interno della sua custodia. E poi vediamo innanzitutto il book con copertina rigida. Andiamo a sfogliare e lo facciamo però con una velocità maggiorata. Ecco qua, siamo arrivati alla fine di questo book. Abbiamo visto anche l'attore Brad Dourif, che ricordiamo principalmente per il film La bambola assassina, dove ha prestato la voce anche nei sequel successivi. Allora, poi vediamo cos'altro abbiamo. Abbiamo questa cartelletta, la cartelletta dei pazienti. Ecco qua. Vediamo un po' cosa c'è all'interno, presumo qualche card, fotografie, vediamo. Jack Nicholson, Louis Fletcher, Christopher Lloyd, Brad Dourif, Danny DeVito e Will Sampson. Sul retro non abbiamo nulla, quindi abbiamo queste fotografie comunque stampate su una buona carta. Rimettiamole all'interno e quindi questi sono i vari contenuti. Non ci resta che visionare anche il flyer cartonato. Quindi qui abbiamo una panoramica di tutti i contenuti presenti all'interno di questo box, quindi le varie carte, la cartelletta, le fotografie, il book in primis. Quindi abbiamo poi all'interno anche dei contenuti speciali. Abbiamo, come possiamo leggere, una retrospettiva di 87 minuti e poi abbiamo anche intervista con Michael Douglas. Poi dovremmo avere anche il commento audio con Milos Forman, il regista, più il produttore Michael Douglas. E io extra non ne ho mai visti di questo film, quindi per me sarà davvero una prima visione per questi contenuti speciali.
Bene, termina qui questo video unboxing dedicato al film Qualcuno volò sul nido del cuculo con Cuculo. Diretto da Milos Forman, una grande interpretazione quella di Jack Nicholson, ma molto brava anche l'attrice che interpreta il ruolo dell'infermiera, che adesso mi sfugge il nome. Comunque, pellicola prodotta da Michael Douglas, peraltro. Comunque, vi ringrazio per aver visionato questo video unboxing dedicato e noi ci vediamo molto presto per ulteriori contenuti. Ciao a tutti!